Buongiorno ragazze e benvenute in un nuovo vlog. Cominciamo, cioè iniziamo questo vlog a giornata ben iniziata perché sono le 13, è ora di pranzo. Infatti adesso ho fatto del riso basmati, adesso lo condisco e me lo mangio. Come avrete potuto sentire, penso, fuori fa un tempo di schifo, veramente proprio schifo. Perché piove, temporale, insomma, veramente bruttissimo. Io stamattina sono già uscita perché sono andata a farmi le unghie, adesso ve le mostro. Ho fatto le unghiette che non saranno le unghie natalizie perché ci ritornerò proprio poco prima di Natale. Ho già preso appuntamento per rifarle proprio rosse, come ogni anno a Natale le faccio rosse. E invece adesso le ho fatte di questo bel prugna, ma dopo ve le mostro meglio girando la videocamera. Adesso preparo il pranzo. Nico è stato con mia suocera che mi ha pure gentilmente piegato dei panetti suoi che avevo ritirato dall'asciugatrice tipo 2 giorni fa. Vabbè. E Nico è qui, l'ho appena allattato, quindi sono rientrato, ho allattato lui e mi ho messo su il riso. Nel frattempo si è cotto, tanto lo basmati ci mette una decina di minuti. Lo condisco semplicemente con della ricotta e del parmigiano oggi per fare velocemente, perché oggi pomeriggio ho il controllo invece dalla nutrizionista. Chissà come andrà questo controllo, sicuramente non andrà al top del top. Sicuramente, perché comunque mi rendo conto che non ho proprio seguito sempre alla lettera, sono stata appunto dei weekend fuori e quindi ho un po' sgarrato, ragazze, però io voglio prendere, a parte che lo prendo sempre con molta serenità, i percorsi di dieta, perché se li fai stressata non arrivi alla fine. Quindi mi sono pesata qui in casa e comunque sono scesa, magari non sono scesa il dovuto, comunque quello che magari uno si pensa che sia il giusto, però chi se ne frega. L'importante è iniziare a intraprendere questo percorso. L'importante è iniziare a scendere pian piano, con calma, non mi corre dietro nessuno. Quindi sì, va benissimo così. Comunque vedremo poi che ci dirà la nutrizionista oggi all'incontro, perché un conto è la bilancia di casa, un conto sono le loro. E vediamo un attimo. E Nico penso che me lo dovrò purtroppo portare con me, anche se il tempo è un po' bruttino, perché non so se mia madre riesce a tenermelo oggi pomeriggio. Vediamo, la sento fra un pochino e vediamo. Volevo farvi vedere. Tornando, cioè uscendo dalle unghie, mi sono fermata nel negozio Bidi Bimbi che era appunto di passaggio per prendere alcune cose per Niccolò. Ve le volevo mostrare, però prima mi condisco, tanto utilizzo la ricotta senza lattosio, ricottine senza lattosio che ho preso l'altro giorno al Conad, queste qua. Ho ripreso a mangiare anche la ricotta classica, però quando sono qua in casa preferisco sempre con quelle senza lattosio. E poi magari a cose sto tipo ai ristoranti, ok, insomma non faccio problemi perché fondamentalmente non ce l'ho più problemi, ecco, da questo punto di vista. Metto qua così copro la luce. E infatti quando è che ho mangiato dei ravioli con la ricotta, vabbè, insomma è andato tutto a posto fortunatamente. Però insomma in casa tendo comunque ad acquistare cose, prodotti senza lattosio. Niente, comunque insomma in generale la dieta sta andando bene, nel senso lo sto prendendo abbastanza bene, però io la prendo sempre, come dico io, con un po' di filosofia, nel senso che non voglio stressarmi in questo percorso, quindi se ci metto un pochino di più di tempo per dimagrire, perché magari ogni tanto sgarro, non mi interessa, cioè nel senso voglio farlo in maniera rilassata e che se quindi il mio modo di farlo in maniera rilassata sia metterci un pochino di più tempo perché magari non riesco proprio a essere ligia al dovere, non fa niente ragazze. Io ho una dieta che va praticamente, cioè vabbè, sembra brutto, cioè sembra strano dirlo, nel senso che io ho i pasti dal lunedì al venerdì, il pranzo, cena e colazione scritti, mentre il sabato e domenica ho leggermente più liberi, quindi anche la pizza, posso mangiare la pizza, no, il sabato sera è prevista la pizza, mangiare la pasta normale, quindi non quella di farina di legumi, ma la pasta classica durante il weekend, insomma, ce l'ho un pochino più libero. Certo è che non mi posso sfondare, cosa che è successa quando sono stata in montagna.
però chi se ne importa, nel senso sono comunque scesa e amen, ragazzi, io la prendo molto 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 tranquillamente questo mio percorso, perché mi aiuta psicologicamente, semplicemente questo. Per me l'importante era iniziare questo percorso, mi sento molto meglio, mi sento più sgonfia, vedo che sto comunque pian piano scendendo, piano ragazzi, non è che il primo mese ho perso 5 kg, ragazzi, non, sicuramente non sarà questo il risultato di oggi al controllo, ma l'importante per me era cominciare a scendere, cominciare a sentirmi meglio, cominciare a sgonfiarmi, poi se ci metto un anno o 2 anni o 3 mesi, cioè questo non a raggiungere il mio peso forma, questo non mi interessa, insomma, cioè, ci metto il tempo che ci metto. Detto questo, vado a condirmi semplicemente con queste ricottine, ragazze, ma cioè veramente lo so che voi vi insegnerò una grandissima ricetta, ma qui c'è semplicemente del riso basmati scolato, dove io dentro ci schiaffo una ricottina senza lattosio e poi spolverata di parmigiano. Però è buono, devo dire, ragazze. Già l'ho fatta questa opzione, perché naturalmente poi io in ogni, come dire, ogni giorno ho delle varianti, insomma, no? Cioè lo stesso, perché so, il pranzo del lunedì non è che è sempre lo stesso, ci sono appunto delle varianti che posso effettuare e per comodità posso pure scambiare i pranzi con altri pranzi, ma mai i pranzi con le cene. Che lei, anzi, per esempio questo qua, con la ricottina, era un pranzo di un altro giorno, mi sembra tipo del lunedì, ma non mi ricordo. E però io, per praticità, pure per fare prima, perché comunque sono rientrata, ho pensato, insomma, all'attato Niccolò, quindi per fare prima, non mangiare troppo tardi, ho fatto questa soluzione qua, perché eccola là, ragazzi, 10 minuti del basmati, ricottina, spolveratina di parmigiano e ho fatto il pranzo praticamente. Salute mamma! Ok, io mangio al volo questo, se Nicco me lo permette, mi godo questi 10 minuti di pranzo tranquillamente e poi voglio mostrare, perché l'ho fatto su Instagram ma non qui, gli acquisti che ho fatto da H&M per Niccolò e poi sempre per Niccolò quelli che ho preso da Bidi Bimbi, insomma vi mostro le cosine. Ecco le unghie, ragazze. Vabbè, la luce è pessima perché vi ho detto che fuori il tempo fa un po' schifetto. Comunque queste sono le unghiette che ho deciso di fare. Tra 3 settimane ho preso appuntamento per fare quelle natalizie. Comunque, vi mostro quello che ho preso a Nicco da H&M. Sono andata, beh, forse avete visto nel vlog precedente, anche se non so come è venuto perché è venuto un po' spezzonico il vlog. Comunque sono andata al centro commerciale per fare dei giri, tra cui tra le varie missioni di quel giorno c'era prendere a Niccolò dei pantaloni più caldi, quindi dei pantaloni carini, non sto parlando di pantaloni felpati tipo della tuta, ma carini per uscire. Ragnetta. Ma appunto più pesanti. Sono andata a farmi un giro da H&M, che mi sembra di non averci mai comprato ancora per lui, almeno, e ho trovato, vabbè, delle cosine, quindi ho preso 3 pantaloni e un maglioncino. Allora, i pantaloni sono praticamente lo stesso modello. Tolgo questi, meglio non lo so. Comunque, i pantaloni sono lo stesso modello, ma in colorazioni differenti. Mi sono piaciuti veramente tanto, a un prezzo modico, che li ho presi in 3 colorazioni. Allora, questi sono i pantaloncini. Allora, sono di questo bellissimo punto di blu. Come vedete sono tipo velluti, a costine tipo vellutino. Sono fatti in questa maniera e vengono 9,99 € l'uno. Li ho presi in blu. Poi gliel'ho presa in questo beige tortora, sempre considerate le luci artificiali di casa, ragazze. Comunque questo qua, là sembra un po' più caldo, un po' più freddo nella realtà, comunque sempre 10 euro. E l'ultimo è in grigio, sono questi, sempre 10 euro. E poi ho preso un maglioncino, c'erano veramente tantissime tantissime cose che mi piacevano da H&M per lui. Però non voglio strafare per non sobbarcarmi di cose che poi magari non riesco a sfruttarli, a mettergli.
abbastanza. Quindi diciamo che vado un po' mirata su quelle cose che, per esempio, ho preso, sono andata da Primark e vabbè, avrete già visto il video haul. Comunque, tra, diciamo, entri per prendere due tutine a lui e poi vabbè, compri mezzo Primark. Però lì sono andata perché sapevo che c'erano queste tutine con le quali comunque mi trovo bene, che erano belle calde a pochissimo perché vengono tipo 4 euro al pezzo, quindi felpina più pantalone con 8 euro ve la cavate. E quindi ero andata mirata e gli ho preso quelle cose. Stavolta ero andata mirata, mi servivano i pantaloni, perché comunque un pochino di cose ce le ha. Mi serviva qualcosa da mettere subito, nel senso della taglia che sta portando in questo momento. Mentre io avevo già alcune cosine che gli avevano regalato, ma la taglia forse leggermente più abbondante. E quindi ho detto vabbè, prende il minimo. Però poi ho visto questo maglioncino e ragazze, bellissimo. Tra parentesi, questa fantasia che è deliziosa, invernale, me lo immagino anche sotto le feste, insomma, boh, non lo so, mi piace. Comunque, sta benissimo con tutti e tre i pantaloni, quindi lo posso un po' girare. E il maglioncino in questione è questo qua. Ragazze, lo adoro. Bellissimo, viene 12,99 euro e praticamente sta bene con tutti e tre i colori. Ora vabbè, non riesco a farvelo vedere. Comunque sta bene con tutti e tre i colori di pantaloni, così che possiamo girarcelo senza problemi con tutte e tre le soluzioni. Quindi questo qua è quello che gli ho preso da H&M. Devo ancora staccare tutti i cartellini e metterlo a lavare, penso farò a questo punto domani. Poi sono passata da BD Bimbi, sempre delle cose per lui. Allora, in primis ho trovato dei calzini antiscivolo a tema natalizio, che naturalmente io non glieli metto con la funzione di antiscivolo perché non cammina, ma glieli metto sopra tipo scarpina, nel senso per tenerlo un po' più caldo col piede. Ho preso due fantasie. E perché una la regalerò e una cioè, aggiungerò insomma un regalino di Natale che già ho preso, già ho pensato per un bimbo e ce l'aggiungerò perché ho visto sta cosa, mi piaceva e l'ho presa. Ho preso queste due fantasie, una col pinguino e una con la renna. Poi sceglierò quella che tengo per noi e l'altra la darò. Non lo so, sono indecisissima perché mi piace la rennina, però pure questa è veramente carinissima, quindi vedremo, vedremo. Quindi ho preso queste due cose in primis. Poi su Instagram, non mi ricordo se c'era stato modo di parlarvene anche qua su YouTube. Comunque su Instagram, in un post vi ho detto che praticamente da qualche settimana la pediatra mi ha indicato di dare un pochino di latte artificiale a Niccolò per aiutarlo a crescere un pochino di più, diciamo così. Cosa che lui non ha preso molto bene, però si sta abituando. Logicamente sono dovuta correre un po' ai ripari perché io non avevo assolutamente nulla di biberon, tettarelle, insomma non c'avevo niente. Perché comunque Niccolò da quando è nato ha sempre solo preso il mio latte, che continua a prendere, io lo allatto praticamente dal mio seno tutto il giorno e poi fa una poppata massimo due al giorno con l'artificiale. Però comunque ragazzi, qualcosa ho dovuto comprare, quindi ho preso delle cose, però mi sono voluta rifornire per avere magari dei cambi, intanto che le cose si sterilizzano, insomma queste cose così. Comunque ho già preso un set di questi biberon della MAM, che c'è niente da fare ragazze, è la marca che Niccolò preferisce, perché per quanto riguarda i ciucci utilizza solamente quelli della MAM. E lui aveva Chicco, aveva Nook, che è stato regalato dall'ospedale nel box, diciamo nella scatolina regalo dell'ospedale. E poi io gli avevo preso quelli Mam, e sono quelli che ha da sempre adorato. Naturalmente ha cambiato le taglie in base a quelli dei primi mesi, adesso che ne ha 6, ma è il ciuccio che preferisce praticamente in assoluto. Stessa cosa con il biberon, avevo cominciato con il biberon che avevo qui in casa, ma niente, cioè a parte il fatto che si è dovuto abituare al sapore, un sapore nuovo, ok, però anche la tettarella non era performante. Ho provato a prendere quelli della MAM, ecco, quelli adesso si è abituato e lo prende con meno storie, diciamo così, diciamo così, diciamo che la tetta è sempre la tetta. E per questo ho detto, vabbè, ne ho presi altri due.
Gli altri ce l'ho in altre due colorazioni. Uno l'ho lasciato a mia madre perché magari mi capita alcune volte di lasciarlo a lei, e così se tante volte, solitamente quando lo lascia a mia madre, faccio sì che quella sia la poppata, diciamo, di artificiale che si deve fare in giornata, di modo che mia madre sta tranquilla, può dargli da mangiare senza che io magari mi organizzi per tirare il latte, tanto comunque una al giorno la deve fare in questa maniera, sotto indicazione della pediatra, quindi faccio di solito così per praticità. E quindi un biberon l'ho lasciato da mia madre, in modo che lei di volta in volta se lo lava, se lo sterilizza, senza che io mi devo stare a ricordare ogni volta di metterlo nella borsa. Ok, sta qua con noi, ragazzotto. Sì, dai ciuccio, così facciamo i bei sorrisoni alle ragazze. Allora, sì, tu vuoi stare in piedi, è vero? Che vuoi stare in piedi tu? Lo so che adesso non mi ascolterete più, perché così mi dite che quando vedete Niccolò poi non ascoltate più quello che dico. Comunque, allora, io ho preso questi set qua, che vengono due biberon, 16,75 euro, appunto della mamma, e sono quelli da 260 ml massimi. Per adesso va più che bene. L'unica cosa è che questi hanno la tettarella 2 mesi, ok? Quindi col flusso 2 per i 2 mesi e più. Io ho già una tettarella, 2 tettarelle 3 qua a casa, ma questa volta per provare, ragazzi, perché sto facendo le prove, visto che lui non ha mai prese queste, cioè l'artificiale, gliene ho presa una 6 mesi più, visto che comunque c'ha 6 mesi, e quindi con la, vedete, la fuoriuscita, si chiama X il livello, e che è appunto dai 6 mesi in su. Così posso cambiarla, provare, vedere se magari con questo gli arriva più flusso, lui fa meno fatica e quindi lo prende più volentieri. Insomma, sto facendo delle prove, visto che lui non l'ha mai preso, quindi non sono neanche attrezzata. E poi, proprio per questo discorso di non essere attrezzata, ragazze, ho voluto prendere un thermos che è carinissimo. Adesso ve lo apro. Questo è il thermos che abbiamo preso, pagato 10 euro e qualcosa, 10,60, una cifra del genere. Per quale motivo l'ho preso? Perché? Perché mi può capitare che sono magari in giro e il Nico deve fare questa poppata di artificiale magari in giornata, invece io avevo, insomma, sentivo bene il seno pieno, quindi io ho dato comunque magari tutto il giorno, per dire, il seno, poi usciamo a cena, è un po' più scarico, gli do l'artificiale come indicato dalla pediatra, e magari mi fa comodo avere, non so, portarmi dietro un po' di acqua calda, ma questo potrà essermi comodo anche nel breve, magari per trasportare semplicemente il brodino vegetale, magari siamo a cena, non so, da qualcuno a cena fuori, io mi porto questo qui con dentro il brodino caldo già fatto qua a casa, e poi glielo mischio, gli faccio la pappina quando siamo appunto in giro. Ho pensato che comunque in generale con un bimbo, che sia adesso, che sia quando è più grande, un thermos potesse far comodo, visto che non ce l'avevamo, l'ho preso lì. È da 500 ml, oddio, la marca si chiama Kio Kids Alimentación, è spagnola penso. Sì, è spagnola, e mi piaceva moltissimo, ragazze, la, no, non toccare, mamma, la fantasia, che è questa qua, ce n'era una fantasia sul rosa, una fantasia sul celeste, io come sempre scelgo il neutro, e insomma ho preso questa con le zampine, anche perché, ripeto, un thermos in casa può far comodo un po' a tutti, quindi anche per noi, per qualsiasi motivo, portare dietro una bevanda calda può far comodo. Ho preso questo qua grigio con le zampette, che insomma è carino anche per noi adulti, e niente, vabbè, insomma, fatto così, adesso devo pulirlo. Ho deciso, insomma, di prenderlo, e niente, questo volevo mostrarvi, queste tre cosine che ho comprato, e ripeto, noi ci stiamo trovando benissimo con la mamma, ragazzi, è inutile, cioè nel senso, io mi trovo veramente bene con i prodotti mamma, nonostante insomma non è che ho utilizzato chissà che cosa, però i ciucci, cambiandoli anche nei vari mesi, cioè
Man mano che lui cresceva, ci siamo sempre trovati bene, lui li ha presi sempre molto volentieri e assolutamente non ho avuto nessun problema a livello di allattamento, cioè nel senso allattamento e utilizzo del ciuccio, non, cioè l'utilizzo del ciuccio non mi ha compromesso minimamente l'allattamento. Il fatto che lui prenda un pochino di artificiale è per aiutarlo un pochino a crescere un pochino di più, perché come vedete insomma non è piccolo, per l'amor del cielo. Però a detta della pediatra serviva un aiutino. Ora vediamo, settimana prossima abbiamo il controllo, che è il primo controllo dopo l'introduzione di questo pochino di artificiale al giorno. Vediamo un pochino se ha funzionato, ma soprattutto sarà bello perché il prossimo controllo, oltre alla visita insomma sua di crescita, ci darà le indicazioni per partire con lo svezzamento vero e proprio, perché noi al momento Niccolò prende solo la parte il latte, gli faccio fare tipo merendina, ma non è sostituzione della poppata, con la frutta, e la frutta se la magna il disgraziato, è vero mamma? E quindi speriamo che sarà bravo e abbia appetito anche per lo svezzamento vero e proprio, quindi per la sostituzione proprio del pranzo e poi successivamente anche della cena. Comunque questo volevo farvi vedere, pagato tutto a prezzo regolare, insomma non era niente in offerta, mi sembra 16,95 o 16,75, una cifra del genere, 7,95 questo, sui 10-11 euro il termos e 2,90 al paio i calzini, insomma. Ok, noi ci facciamo un po' di coccoli, mamma, ci facciamo un po' di coccoli e poi diamo una sistematina, che poi fra un po' mamma va al controllo, la puzzetta. Sei una puzzetta. Ciao ragazze, ciao ciao. Come fa mamma? Ciao! Con la mano?